Ehi, ciao! Ciao, io mi chiamo Cindy e riesco a sentirmi carina soltanto se un estraneo fa sesso con me. Beh, forse potrei aiutarti a riempirti di autostima. Brian! Ciao, bel pezzo di ragazzo! Ehi, ti dispiace, noi stavamo parlando! Ho una casa di 300 metri quadrati e non c'è neanche una libreria! Oh, wow, è una cosa incredibile! Sono uno scrittore, pubblicato due volte. Io ho un cortile di mattoni di cemento, ci sono più di 12.000 mattoni di cemento. Se ti servisse un mattone di cemento, posso farti un buon prezzo! Ti ringrazio! Io ho un lettore che contiene 6 CD, prima di cambiarli hai un sacco di tempo per fare di tutto. Vieni a fare sesso con me. Mia madre ti farà dei farsh che kush quando avremo finito. Ok. Aspetta. Io ho una macchina del tempo. Ce l'hai veramente? Sì, vuoi vederla? Certo che voglio vederla. Ritenta, sarai più fortunato. Alcuni ci sanno fare, altri meno. E così da sempre. Wow, Brian, è cresciuta parecchio la lista di donne con cui sei andato a letto. Qualsiasi cosa tu stia facendo funziona, dovresti vedere come rimorchio io. Ciao. Ok, voglio essere sincero, visto che abbiamo già fatto sesso. Non è mia, la uso sempre, il proprietario non lo sa, mi ucciderebbe se lo sapesse. Davvero? E non vedrà quella cosa sul pannello di controllo con gli anni viaggiati? Quale cosa? Non è un grave problema, scarica gli anni come fossero chilometri. Lo faccio sempre quando prendo la macchina di papà. Tu hai 16 anni. Li avrò il prossimo settembre. Qualcuno qui si è guadagnato una gift card di Barnes & Noble per il suo silenzio. Ma che ci fai qui? Che hai fatto alla mia macchina del tempo? Io non lo so. Meg è uscita da qui poco fa facendo non lo so. Visto? Te l'ho detto, è stata Meg. Io non penso, il perizoma non è grosso come una pista ciclabile. Bastardo! Hai usato la mia macchina del tempo per farti quelle sciacquette! Dimmi, ti piace la cena, cara? Lois è deliziosa. Andiamo, ma per l'amor del cielo. Peter, perché accendi il riscaldamento? Lois, questa donna sta chiaramente congelando. Ma che diavolo! Ecco, ora avrai un pannolino nuovo e pulito, Stewie. Di che stai parlando? Che stai facendo? Credo ti stia cambiando il pannolino. Tieni quella schifezza lontana da me! No! Oh mio Dio, è freddo! E ora toglimi questo sacco pieno di cacca! Oh mio Dio, mi è appena rientrata nel corpo! C'è qualcuno in questa casa che ha un po' di dignità? Ehi, Lois, sono tornato dall'ostrica e sono eccitato! Brian, perché guardi nella casa di Quagmire? Beh, vedere il sesso al contrario è proprio una cosa bizzarra. Mondo cane, dove le trova le donne Quagmire? Oh, Brian, sarà più difficile di quanto pensassi. Stracacchio, odio le scale nuove! Che strano. Che cosa? Incredibile, ci sono un sacco di trifogli sul nostro prato. No, 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 no! Oh, ciao, Cleveland! Eccomi, Australia, sto arrivando! Ah! Ehi, che ti prende? Oh no, mi stanno rientrando i denti! Brian, il flusso del tempo all'indietro sta cominciando ad avere effetti anche su di noi! Che cosa significa? Significa che sto per rivivere ogni singola cosa, ogni doloroso e imbarazzante momento, come quando ho dimenticato cosa c'è dopo la G e così ho finto! A, B, C, D, E, F, G, la, 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 la. Che schifo! Come mai c'è vomito dappertutto? È sciroppo di Ipecac. Oh no! No, ti prego, questo no! Oh mio Dio, non uscirà certo dal nostro corpo! Vedrai che... Oh, mondo cagnaccio! Oh. Oh. Ah.
Mamma, che diavolo! Non voglio, non voglio! Papone, ho tanta paura! Oddio, è così disgustoso! Credo che darò di stomaco! Brian, la situazione peggiora, guarda! Sì, Bonnie è incinta di Susie, allora? Allora Susie è ritornata nella pancia! Mondo cane! Stewie, tu non sei molto più grande di lei. Brian, se non troviamo al più presto un modo per rimettere in avanti il tempo, anch'io tornerò nella pancia!